Chi non conosce CR7 probabilmente non ha abitato questa terra per gli ultimi 10-15 anni. Quest'estate il campione portoghese ha deciso di approdare nella nostra Serie A e nella mia Juventus. Certo, io sono felicissimo di tutto ciò, eppure io e anche voi abbiamo rischiato di non assistere mai a questo momento. Cristiano, infatti, ha rischiato di non nascere. Sei curioso? Bene, mettiti comodo e apri le orecchie. Io sono Luca e queste sono le migliori curiosità inerenti a Cristiano Ronaldo. Prima di iniziare, non dimenticare di lasciare un mi piace al video. Il destro è il suo piede preferito. Con esso ha segnato alcuni dei gol più belli ed importanti di tutta la sua carriera. La doppietta in finale a Cardiff o la rovesciata dello Stadium sono solo alcuni esempi, tra l'altro tutti reti alla sua attuale squadra. Quello che non tutti sanno, però, è che la sua caviglia destra non è come quelle delle altre persone al mondo. Cristiano, infatti, possiede un osso aggiuntivo, non presente nel 90% del resto della popolazione mondiale. Il frammento in più sicuramente non ha mai dato troppo fastidio al numero 7 bianco-nero, anzi, magari ha spesso toccato il pallone in maniera decisiva per una deviazione particolare. Chissà che in futuro non si possa assistere a un vero e proprio racconto curioso e divertente da parte del diretto interessato. Ronaldo non fuma e non beve, esemplare anche sotto questo punto di vista. Certo, in caso di festeggiamenti non si sottrae ad un brindisi, come è avvenuto quest'estate assieme a Mendes e ad Agnelli. La scelta di Cristiano appare naturale. Essendo uno sportivo di fama mondiale, non vuole che la sua carriera venga danneggiata da dipendenze di questo tipo. Eppure potrebbe nascondersi qualcosa di più profondo e di più personale dietro questa decisione. Cristiano, infatti, proprio a causa dell'alcolismo, perse il suo papà. Il portoghese soffre molto per questa perdita, avvenuta nel 2005, e tuttora rimane molto legato alla figura paterna, come testimonia questa foto postata dal campione sul suo profilo Instagram. Il quadro che appare come sfondo, infatti, ritrae proprio, neanche a dirlo, José Diniz Aveiro. Come? Perché non hanno lo stesso cognome? Bella domanda, tranquilli, ci arriveremo. E a proposito di social, sapevate che il classe 85 è la persona più seguita al mondo su Instagram? Nell'Halloween del 2018, infatti, il suo account ha finalmente superato quella di Selena Gomez, ex regina del popolare social network. È difficilissimo rimanere aggiornati riguardo questa particolare classifica, visto che le persone continuano a seguire questi VIP giorno dopo giorno, ma attualmente Cristiano ha superato i 150 milioni di follower, mentre Selena è rimasta indietro con soli, si fa per dire, 144. E non è finita qui, perché unendo gli utenti del suo Instagram, del suo Facebook e del suo Twitter, otteniamo un numero superiore a 330 milioni. E non è un numero così detto a caso, in realtà è il numero di abitanti degli Stati Uniti d'America. Rimaniamo in tema social e parliamo anche di denaro. Come ogni personaggio pubblico, anche Cristiano può vendere un suo post ad un'azienda vogliosa di pubblicizzare magari un determinato prodotto. Ma quanto potrebbe mai venirci a costare un aiutino da parte di Ronaldo? Secondo alcune stime, il valore potrebbe aggirarsi intorno al $500 milioni, circa 5 volte la richiesta per la messa in onda di uno spot durante una partita di cartello di Champions League. Ogni foto caricata raggiunge in media 2,5 milioni di interazioni, garantendo un ritorno economico al brand sulla scala del $1 milione. Tutta questa popolarità ha però portato anche, ovviamente, schiere e schiere di haters sul profilo del portoghese, ma lui sembra rimanere indifferente alle malelingue. Il vostro amore mi rende forte, il vostro odio mi rende inarrestabile. Questa la frase più popolare di CR7 in risposta a chi gli vuole male. È come dargli torto, visto l'impero che ha costruito. Sicuramente io non raggiungerò mai i livelli di Cristiano su Instagram, ma perché non darmi una possibilità? Seguitemi anche lì, il mio nome è Toselluk, seguitemi per tante storie e per tanti post. E siamo finalmente arrivati alla notizia inerente alla sua possibile non nascita. Siete pronti? Ebbene sì, perché la mamma di Cristiano ha avuto seri dubbi riguardo la sua inattesa ed indesiderata gravidanza. Il primo pensiero che ebbe la donna fu quello dell'aborto. Con già 3 figli da mantenere, un marito con problemi di droghe e di alcol e una povertà assoluta, diventava assolutamente difficile poter sfamare anche un'altra bocca. Quando Maria Dolores dos Santos Aveiro si recò dal dottore per liberarsi del feto portato in grembo, però si ritrovò a discutere con il medico, decisamente contrario alla sua volontà. Maria decise quindi coraggiosamente di portare avanti la gravidanza e diede alla luce Cristiano nel 1985 a Funchal. Pensandoci oggi, vengono i brividi, Cristiano è stato il vero e proprio salvatore della famiglia dos Santos Aveiro. Questo infatti è il suo nome completo. Cristiano nasce dalla fede della madre, sostenitrice della religione cristiana. Ronaldo, invece, è stato scelto dal padre. In tanti pensano che sia associato al fenomeno ex Inter, ma il campione di calcio non ha nulla a che vedere con il nome di CR7.
Il padre, infatti, adorava Ronald Reagan, ex attore e presidente degli Stati Uniti d'America. Il suo nome ispirò poi quello del piccolo Cristiano. Ma la possibile non nascita non è stato l'unico pericolo di non ammirare Cristiano per tutti gli amanti del calcio. Nel 1998, quando difendeva i colori dello Sporting Lisbona, durante una visita medica sportiva ricevette una notizia shock. Ronaldo si ritrovò a dover combattere contro una tachicardia congenita che ha messo a serio rischio l'inizio della sua straordinaria carriera sportiva. Il problema derivante dalle disfunzioni del battito cardiaco sarebbe potuto addirittura risultare letale per il giovane. Grazie a una delicatissima operazione, Cristiano è guarito ed è tornato a correre anche più forte e più veloce di prima, come dichiarò la madre nel 2009. Fortunatamente Cristiano sembra essersi ristabilito totalmente e completamente. E queste, ragazzi, erano soltanto alcune delle migliori curiosità su Cristiano Ronaldo. Ho comunque in programma di portarvi altri video a riguardo del mio beniamino del momento. Se questo video dovesse raggiungere 2000 like, sicuramente lo farò. E proprio in questo momento sul mio profilo Instagram è uscita una curiosità extra su Cristiano Ronaldo. Se non volete farvela scappare, che cosa dovete fare secondo voi, eh? Does it look? Fatemi sapere tra l'altro qual è stata la vostra curiosità preferita, scrivetemelo qui sotto nei commenti. E sempre nei commenti fatemi sapere anche altre idee per i prossimi video, di cosa volete sentir parlare. Non sarà tempo perso, perché di solito ai commenti più interessanti rispondo sempre. Io sono Luca e queste erano le migliori curiosità inerenti a Cristiano Ronaldo. Ciao a tutti, a presto!